possiamo fare tante cose a diversi livelli. Il primo livello è quello dei comportamenti individuali, quotidiani. Possiamo dare il nostro contributo con le azioni quotidiane a cercare di utilizzare meno energia o magari cercare di non consumare le risorse o consumarle in modo più efficiente. È importante il nostro impegno anche ad un livello diverso, che è quello politico, e ossia l'impegno di, cioè l'attività di esigere un'azione globale, politica, di risposta al riscaldamento globale. Quindi noi, insieme a tanti altri come noi, dobbiamo cercare di fare in modo che ci sia una trasformazione dei sistemi energetici, del modo con cui coltiviamo, ma anche in generale dell'approccio all'utilizzo delle risorse. Una risposta a un livello che è quello politico, a livello della Commissione Europea, degli Stati, a livello internazionale, perché è a quel livello che c'è da fare molto per cambiare il nostro sistema energetico che stiamo utilizzando. Quindi non dobbiamo dimenticare questo livello. Spesso si confonde, si pensa che l'azione individuale sia solo a livello dei comportamenti quotidiani. Invece forse è ancora più importante il fatto che tanti comportamenti individuali e le tante spinte politiche possono generare una trasformazione molto importante a livello macro. Con i tempi che abbiamo per affrontare la crisi climatica, questo livello è assolutamente fondamentale.